Iniziamo leggendo questo commento che mi è stato lasciato sul video in cui parlo dell'esaurimento degli indirizzi IP prima della vacanza estiva. Il NAT è stato creato per risolvere problemi di esaurimento degli indirizzi IPv4, aumentare la sicurezza delle reti, facilitare la gestione delle reti interne e fornire maggiore flessibilità e funzionalità, specialmente in ambienti aziendali e domestici. Non fu inventato come walk around. Analizziamo questa risposta punto per punto. Risolvere problemi di esaurimento degli indirizzi IPv4. Lo sappiamo, ci ho fatto un video. E poi è scritto chiaramente nell'abstract del RFC 1631. Questo memo propone un'altra soluzione a breve termine, il riuso degli indirizzi, che si abbina a CIDR, che sta per Classless Interdomain Routing, di cui non ne ho parlato. Perfetto, almeno su questo punto siamo d'accordo. Punto 2. Aumentare la sicurezza delle reti. C'è questa idea diffusa ma sbagliata che NAT aumenti la sicurezza delle reti. In realtà NAT non è stato progettato con la sicurezza in mente. Nel documento originale infatti si legge: sfortunatamente NAT riduce il numero di opzioni di sicurezza. Quindi, se si cerca di sostenere che NAT migliora la sicurezza, è importante sapere che sono stati fatti alcuni compromessi e tra l'altro ne sono stati fatti anche altri, specialmente quando si parla di crittografia degli header TCP. Sì, è vero, NAT permette di nascondere il proprio indirizzo IP del tuo computer dietro, che so, quello di un router, no? E questo può sembrare un miglioramento della sicurezza, ma se davvero fosse un questo grande vantaggio, allora qualcuno potrebbe spiegarmi questo. Insomma, dire che NAT aumenta la sicurezza è un errore piuttosto comune che purtroppo, diciamo, lo si trova anche spesso scritto nei libri di testo. È meglio che non ci lasciamo ingannare. Punto 3. Facilitare la gestione delle reti interne e fornire maggiore flessibilità e funzionalità. Sulla prima parte potrei essere anche d'accordo. Inoltre è il motivo per cui NAT è stato inventato, ovvero gestire le reti interne in maniera diversa per conservare gli indirizzi IPv4. Su fornire maggiori funzionalità, a cosa ti stai riferendo? A quelle di essere, per esempio, una violazione del protocollo TCP/IP? Eh sì, per chi non lo sapesse, NAT, per risolvere il problema dell'esaurimento degli indirizzi IP, viola il protocollo di Internet. Dato che NAT deve agire sul network layer e che va anche a modificare le porte di un pacchetto che sono definite sull'application layer, deve fare delle assunzioni su degli strati del protocollo TCP/IP che non dovrebbe avere accesso, che non dovrebbe, visto che tutto quello che accade all'interno di uno strato deve restare all'interno dello strato, senza andare a modificare quello che sta sopra, quello che sta sotto. Ma no, NAT non solo cambia l'indirizzo IP, vabbè, quello ci può stare, ma diciamo deve anche modificare le porte dell'application layer per funzionare. E anche questo è un compromesso e lo sappiamo, si fanno sempre compromessi nella vita, che mi porta in un modo interessante all'ultimo punto. Non fu inventato come un workaround. Prima di tutto si dice workaround. Questo errore lo hai commesso anche in un'altra tua risposta. Workaround, non walkaround, non stiamo andando a fare passeggiate. Infatti, secondo il Cambridge Dictionary, per workaround si intende un modo per trattare un problema o far funzionare qualcosa nonostante il problema senza risolverlo completamente. Sul libro di Andrew Tannenbaum, chiamato Computer Network, su lui qualcosa di rete ne capiva, leggiamo: una soluzione rapida che è ampiamente usata oggi proviene da NAT. E qua lui utilizza il termine quick fix, che a me mi sa tanto di workaround. Perfetto, una volta che questa diatriba, o diatriba come dirsi voglia,
è stata risolta, vi consiglio di consultare le referenze che ho messo in descrizione. Adesso andiamo a vedere come tutto questo che ho detto ha a che fare con IPv6. E lo facciamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e spero ancora una volta che abbiate passato delle belle vacanze estive, almeno meglio delle mie. Se volete supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, lasciate un like sulla fiducia e se volete potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate in descrizione insieme a, tra l'altro, alle referenze di cui vi parlavo prima della sigla. Quindi, come dicevo, cosa c'entra NAT con IPv6? Praticamente niente, visto che NAT è stato proposto principalmente per il problema dell'IP depletion, si pensa che NAT diventerà obsoleto in un contesto in cui tutti, si spera presto, utilizziamo IPv6. Senza NAT, ogni computer tipo questo qua, o anche il mio cellulare che sta qua, avrebbe un proprio indirizzo IP, IPv6, unico all'interno della rete. E questo perché vi ricordo che IPv6 permette questo numero che vede a schermo di indirizzo IP per ogni sacrosanto di metro quadrato della superficie terrestre, tonda o piatta che sia, secondo le vostre convinzioni, ovviamente. Certo, non vuol dire che potrebbe scomparire del tutto. Per esempio, nel 2011 è stato proposto NAT 64 per consentire a dispositivi che utilizzano solamente IPv6 di comunicare con dispositivi che utilizzano solamente IPv4. Magari qualcuno lo potrebbe ancora utilizzare per nascondere l'indirizzo IP del proprio dispositivo, un po' come fa NAT tutt'oggi, ma per quello ci sono altre soluzioni più sicure, tra l'altro anche più dedicate e integrate, come IPsec o gli indirizzi temporanei. IPsec, che sta per Internet Protocol Security, è una suite di protocolli che garantisce autenticità, integrità e riservatezza dei pacchetti IP attraverso l'utilizzo, ovviamente, di che cosa? Della crittografia. A differenza di NAT, IPsec è stato progettato con la sicurezza come obiettivo principale, cioè quello era l'obiettivo, offrendo una protezione punto a punto. Questo significa che i dati trasmessi sono crittografati e banalmente non possono essere intercettati e modificati da terze parti non autorizzate. Inoltre IPsec è nativamente supportato all'interno di IPv6, rendendolo quindi una soluzione più potente perché sta là, è proprio, è quello il suo lavoro, è quello il suo contesto. Invece gli indirizzi IPv6 temporanei sono un'altra soluzione che migliora la privacy degli utenti. In IPv6 ogni dispositivo può generare automaticamente indirizzi IP temporanei che cambiano periodicamente. Questo meccanismo rende molto difficile per un malintenzionato di tracciare un dispositivo specifico nel tempo, migliorando quindi la privacy, senza la necessità di mascherare gli indirizzi IP dietro un sistema NAT, fondamentalmente. Questa caratteristica, combinata con l'abbondanza di indirizzi IP offerta con il protocollo della versione del protocollo 6, riduce quindi il motivo per cui dobbiamo utilizzare NAT. Questo quindi vuol dire che NAT potrebbe perdere gran parte della sua rilevanza. Anche se NAT indubbiamente è fondamentale oggi, è importante, l'evoluzione verso IPv6 e l'adozione di tecnologie di sicurezza avanzate e più dedicate lo potrebbero rendere obsoleto. Perfetto pinguini, questo è tutto quello che avevo da dire in risposta al commento che vi ho mostrato all'inizio del video. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi, fino a questo punto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!